prendere posto che iniziamo. Gli ospiti che mancano arriveranno. Ringrazio il Ministro per la presenza, pur avendo dei tempi limitati, ma ci organizzeremo in modo tale che si possa muovere per ottemperare i propri impegni. Partiamo. Vai. Ma io sono qui a girare sostanzialmente la chiavetta della macchina che si mette in moto questa mattina. Sono Luciano Silvestri, responsabile dell'Ufficio Legalità e Sicurezza della CGIL. Questo convegno con la FISAC lo abbiamo fortemente voluto su un tema molto delicato per la vita del nostro Paese, per le vicende che discuteremo. Giro la chiavetta nel senso di dire soltanto due cose. Il Vice Ministro Filippo Bubbico arriverà con qualche minuto di ritardo perché questa mattina ha avuto un impegno imprevisto alle 9:30 e però ci raggiungerà. Doveva essere con noi anche, lo devo dire per onore di cronaca, diciamo così, di informazione a tutti, il Comandante della Guardia di Finanza, Generale Giorgio Toschi, che per altri impegni sopraggiunti dispiaciuto non è presente. Naturalmente per noi il tema della Guardia di Finanza in questa vicenda dell'antiriciclaggio e dell'evasione fiscale è un punto assolutamente fondamentale, però i rapporti e le occasioni non mancheranno. Le relazioni introduttive saranno svolte da Maurizio Testa e da Maurizio Viscione, coordinerà il Tommaso Labate che gentilmente ormai collabora con noi in tantissime occasioni dove siamo impegnati sul territorio con le categorie ad affermare temi a noi cari come quelli della legalità. Ho finito il mio compito di introduzione di questa giornata, la parola a Maurizio Viscione. Grazie. Dunque, nell'aprire questo convegno che vede la partecipazione di illustri ospiti che ringrazio anch'io di cuore per la loro qualificata partecipazione, vorrei ricordare come nel nostro Paese vi è una priorità assoluta, la lotta alle mafie, alla criminalità organizzata, all'evasione fiscale, cioè la lotta a favore della legalità per un'economia libera da vincoli criminosi e per appunto la realizzazione di una buona finanza. Questo perché nel mercato globale il rischio di una crescita smisurata dei flussi finanziari, se non debitamente controllati, minano la capacità del sistema di fare fronte ai tentativi di infiltrazione dei capitali illeciti nell'economia sana. La FISAC opera nel campo del settore finanziario, di conseguenza le lavoratrici e i lavoratori del settore vivono e prestano la loro professionalità quotidianamente in questo campo e sentiamo come nostre tutte le iniziative volte a difesa di un'economia sana e globale. Lo dobbiamo anche come forma di tutela a tutti loro, come adesione ideale e concreta della FISAC CGL nell'impegno quotidiano a favore di un'economia liberata dai vincoli dell'illegalità. A questo proposito vorrei far notare come le commissioni giustizia e economia di Camera e Senato nelle audizioni per il decreto di recepimento della quarta direttiva europea antiriciclaggio abbiano giustamente ascoltato in audizione tutti i rappresentanti dei soggetti obbligati agli obblighi antiriciclaggio. Ma la domanda che pongo, ed è la prima domanda che pongo oggi in questo convegno, è questa: un sindacato come il nostro, che opera da anni nel campo del contrasto alla malavita organizzata e si impegna nel quotidiano a favore della legalità, non sarebbe stato utile nel fornire delle preziose indicazioni? Penso solo all'obbligo poi rientrato delle segnalazioni entro 30 giorni delle operazioni sospette. Chi vive sul campo tutti i giorni in questa operatività avrebbe senza dubbio potuto contribuire in maniera positiva alla soluzione del problema. Quando l'Italia recepì la prima direttiva europea antiriciclaggio, nessuno poteva prevedere la dimensione di quella nuova branca del diritto, che una nuova branca del diritto avrebbe assunto e quanto profondamente avrebbe inciso sull'organizzazione e sulla gestione di tante attività bancarie.
destinato inizialmente solo a intermediari finanziari e riferito al riciclaggio di proventi derivanti a un numero limitato di gravi delitti, la normativa si è estesa nel tempo, con il decreto legge 231 del 2007, a qualunque condotta volta a dissimulare l'origine illecita delle utilità conseguite e a immettere nell'economia legale i proventi di qualsiasi reati, ivi compresi quelli fiscali. La normativa antiriciclaggio ha profondamente inciso sull'organizzazione e sulla gestione degli intermediari bancari, imponendo loro obblighi di collaborazione e adempimenti volti a fronteggiare i crescenti rischi legali e reputazionali derivanti da un coinvolgimento, anche inconsapevole, in azioni di riciclaggio. Tali adempimenti non costituiscono atti puramente amministrativi, ma devono coinvolgere attivamente tutto il personale, chiamato ad applicare le norme e ad adottare un articolato sistema di presidi specifici che coinvolgono risorse, procedure e funzioni. Tutto questo apre a un'altra riflessione che vorrei in questa sede richiamare. Quando un gruppo bancario o un'azienda di credito nel proprio piano industriale decide di chiudere una filiale, abbiamo presente il quadro di cui parlavamo prima? Abbiamo presente che ad ogni chiusura di filiale o di sportello bancario viene contemporaneamente chiuso un presidio di legalità? Chi farà il controllo delle operazioni sospette? Chi erogherà il credito nelle zone in cui non opera più una banca? Le banche hanno strumenti e risorse per seguire tutto ciò. Basti pensare che più dell'85% delle segnalazioni annue vengono fatte appunto dalle banche. Infatti, questo era lo spirito dello stesso decreto legge 231, affidare di fatto a soggetti qualificati il controllo del territorio. Lascio questa riflessione al dibattito, aggiungo soltanto un elemento, che si chiudono sportelli e filiali in molta parte del territorio, si chiudono soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo interi pezzi del Mezzogiorno, Calabria, Basilicata, sud della Campania, dove occorrono chilometri, chilometri e chilometri per raggiungere uno sportello bancario, e quindi la chiusura di sportelli, soprattutto in quella parte del territorio, ancora di più mette a rischio la legalità del territorio stesso. Un'altra riflessione affido a questo convegno, che sarà oggetto anche della relazione seguente che farà Maurizio Testa, ed è l'utilizzo del denaro contante come mezzo di pagamento di beni e servizi. Perché abbiamo scelto questo tema? Perché l'uso prevalente del denaro contante ha un significativo impatto socio-economico nel nostro Paese. Siamo infatti il Paese con il più alto uso di denaro contante come strumento di pagamento. Ciò infatti ostacola l'azione stessa di contrasto al riciclaggio dei capitali delle organizzazioni criminose, incrementa il proliferare del lavoro nero e irregolare, rende meno solide le imprese sane e rispettose dei principi di legalità, è funzionale all'evasione fiscale e alla corruzione perché impedisce la tracciabilità delle transazioni economiche e finanziarie. In un convegno che parla di buona finanza, di economia legale, di contrasto alla illegalità, dobbiamo dunque porci l'obiettivo di approfondire l'uso del denaro contante e più in generale delle modalità di pagamento alternative, come appunto la moneta elettronica. L'individuazione di strumenti e soluzioni concrete e originali da assumere per ridurre gli effetti negativi dell'utilizzo del denaro contante, esaminando esempi offerti da paesi dove l'evasione fiscale e la corruzione non raggiungono i livelli patologici dell'Italia e dove l'utilizzo del denaro contante è molto, ma molto più contenuta che non in Italia. Ricordiamo che il denaro contante costa al sistema, fra stampa, diffusione, protezione e smaltimento, 10 miliardi di euro all'anno, mentre il costo totale delle commissioni pagate per i pagamenti elettronici è di 2 miliardi di euro, un delta che potrebbe essere utilizzato per diffondere l'uso della moneta elettronica. Ecco perché come FISAC organizziamo alle principali università italiane un concorso di idee con relativa borsa di studio riservata agli studenti di economia e giurisprudenza per analizzare e approfondire il tema. In ultimo, ma non per ultimo, va ricordato che la nostra organizzazione ha collaborato al progetto europeo in merito alla proposta relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, compreso il finanziamento al terrorismo. Concludo con due brevi riflessioni che lascio alla vostra attenzione. La prima, c'è una slide che dovrebbe cercare di farlo vedere, che sottolinea il problema della lungaggine dei procedimenti giudiziari nelle cause civili, commerciali e amministrative. Come voi potete, come sapete forse, il CEPEI ha proposto un'indagine che si ferma al 2015 e ha analizzato e quantizzato in giorni la durata dei procedimenti per la chiusura di un contenzioso nel nostro Paese. Ebbene, se guardiamo soprattutto la seconda, questa slide, esce evidente che in Italia per chiudere in primo grado, sottolineo in primo grado,
poi dico di appello dell'appello. In primo grado occorrono 600 giorni lavorativi, 220 giorni lavorativi all'anno, sono circa 3 anni per chiudere un procedimento, un contenzioso civile o commerciale. Ne occorrono 300 di giorni lavorativi in Francia, e anche la Francia è sopra la media europea. Ne occorrono solo 150 in Germania, quindi 9 mesi, e la Germania è nella media europea. Quindi questo delta di differenza fra i 600 giorni italiani e i 150 tedeschi è da riflettere. E ripeto, questo è in primo grado. In appello le cause possono chiudersi non dopo 3 anni, ma anche mediamente dopo 7 anni. Quindi io credo che quando si parla di legalità, mettere al centro dell'attenzione anche questa riflessione sia giusto farlo. Seconda e ultima riflessione riguarda la commissione bilaterale d'inchiesta sul sistema bancario. La commissione è nata sulla spinta di vari emendamenti in Parlamento, è nata, per il momento è stata esaminata in Senato, non è ancora alla Camera. Ha un compito questa commissione: verificare gli effetti della crisi sul sistema creditizio, in particolare gli effetti della crisi sulle banche che hanno maggiormente avuto situazioni appunto di crisi conclamata o di difficoltà. Questa commissione avrà 6 compiti, 6 verifiche da fare secondo appunto gli emendamenti fin qui approvati. Dovrà verificare la modalità della raccolta, dovrà verificare i criteri di remunerazione dei manager ed eventuali conflitti di interessi fra questi, dovrà verificare la correttezza di collocamento dei prodotti finanziari, dovrà verificare le modalità di erogazione del credito, dovrà verificare la diffusione di pratiche scorrette, quale l'abbinamento dell'erogazione del credito alla vendita di un'azione, alla vendita di azione, e dovrà ovviamente verificare che vengano osservati gli obblighi di diligenza nell'allocare i prodotti finanziari. Io concludo questo, con questo modo. Questi sono i compiti che dovrà fare questa commissione, ma io credo che manchi quello più importante, cioè andare a fondo nell'analizzare le responsabilità gravi dei manager delle banche che sono andate in crisi. Voglio ricordarvi che molti manager che sono andati in aziende di credito sono usciti, fra l'altro, con liquidazioni super pagate dai 3 milioni di euro in poi, lasciando la banca che hanno appunto lasciato in condizioni peggiori di quella, della situazione precedente. Io penso che nella commissione d'indagine bicamerale debba affrontare anche un'analisi sulla capacità di queste manager, sui loro super stipendi e soprattutto sulle loro responsabilità. Grazie. Grazie, mi associo anch'io molto velocemente ai saluti e ringraziamenti per gli ospiti, poi vado veloce per non rubare tempo a nessuno. Ha già accennato Maurizio qual è il tema, uno dei temi centrali di questo convegno, ma della discussione un po' che c'è nel nostro Paese, ed è in particolare quello legato alla buona finanza, che si associa al tema dell'uso e dell'abuso del denaro contante. La fisica su questo è molto impegnata, facciamo anche dei concorsi nell'università, perché questa cosa è importante? Perché al tema legato all'uso / abuso del denaro contante si legano vari temi, voi li vedete, c'è tutto un tema legato alla legalità, al lavoro nero, all'evasione fiscale, all'economia criminale, alla pressione fiscale, al costo sociale, all'economia sommersa. Non c'è il tempo materiale per spiegare, entrare nel dettaglio tutto, però come vedete questi sono tutti argomenti che entrano a pieno titolo nel dibattito, non solo di questo convegno, ma di quello che si può fare in Italia, ed evidentemente sono temi molto molto importanti su cui noi dobbiamo fare poi una riflessione molto ampia in generale. Nella slide successiva proviamo velocemente a spiegare il perché, me la metto anche di qua. Vado veloce perché credo che il concetto sia molto chiaro. L'Italia è il paese europeo che più utilizza il contante nei pagamenti. 64 operazioni non cash contro la media europea che è di 170 operazioni. Il dato è già significativo di per sé. 90% dei pagamenti delle famiglie italiane viene in contanti, eccetera, eccetera. In Italia circolano 128 miliardi di euro di banconote, pari al 19% del valore totale delle banconote in circolazione nel sistema europeo. Poi lì vi sono altri dati. Li leggiamo tranquillamente. Questo fa significare quanto il contante in Italia abbia un peso preponderante come mezzo di pagamento. C'è un altro aspetto, l'abbiamo visto prima, il costo per la stampa delle banconote e il conio delle monete è di circa 8 miliardi di euro all'anno. Questo è il costo della stampa, della distribuzione, della conservazione, della protezione
e poi della messa fuori circolazione del denaro contante. C'è un costo sociale, perché ovviamente queste risorse qui, se vanno da una parte, non vanno dall'altra. Coniare una monetina da un centesimo, però su questo il governo è già intervenuto, credo facendo anche molto bene, costa 4,5 cent, mentre per fabbricare una da 2 centesimi se ne spendono 5,2. E comunque il costo di fabbricazione, solo quello, 188 milioni, che va a sommarsi a quelli precedentemente visti. Pressione fiscale, ci vado molto veloce perché penso di non dire nulla di nuovo. L'Italia è al primo posto nella classifica europea per la pressione fiscale, 42,6%. Il peso del fisco è sulle spalle dell'Italia, sulle spalle, è un'espressione che non mi piace, comunque diciamo a carico degli italiani, è cresciuto di 2 punti nel 2012, 55% di reddito, e il carico fiscale sui contribuenti è aumentato di 11 punti percentuali. Nulla di nuovo su questo fronte. Mentre invece è molto importante questo dato, l'economia sommersa in Italia ha assunto nel tempo un peso determinante. Siamo superati da poco, e chissà per quanto ancora, dalla Grecia. I lavoratori nero irregolari sono in Italia 3.700.000, con un'evasione fiscale di oltre 40 miliardi di euro. Voi ben capite quanto questo possa incidere all'interno dell'economia italiana. E poi qui c'è l'aspetto, l'economia criminale e la legalità. L'economia criminale è stimata una quota quasi dell'11%, il sommerso complessivo ammonta a 300 miliardi di fatturato, i costi delle illegalità incidono sulla carenza dei servizi e sul mancato sviluppo dei territori, è una definizione che va di per sé, se i costi sono così alti è chiaro che poi un po' tutto il sistema paese ne risente fortemente. Esiste anche un problema sul denaro contante. La criminalità organizzata, l'illegalità passa attraverso il denaro contante, perché ovviamente questa cosa permette di poter agire attraverso l'evasione fiscale, l'abbiamo visto, attraverso il pagamento in nero del lavoro, eccetera, eccetera. C'è una tesi che dice che il denaro contante è l'innunciabile espressione della libertà individuale di pagamento della privacy, una tesi che non contesto, la rispetto, in una società liberale va bene, però è chiaro che il bene collettivo, il bene sociale deve comunque prevalere su quello individuale, su quello personale, almeno questa è la posizione che noi intendiamo assumere ed è per questo che facciamo le borse di studio e le tesi, proprio per dimostrare che le due cose possono andare tranquillamente di pari passo. Quello che serve in Italia è il tracciamento delle operazioni, non limitando piuttosto, per cui non limitando l'uso del contante, in modo che tutti i fenomeni che abbiamo esaminato prima possano andare a esaurirsi. Non sarà facile, però il nostro paese sta affrontando la discussione aperta, una crisi economica, sociale e politica. La corruzione, l'illegalità e l'evasione fiscale sono macini posti sulla nostra possibilità di uscire da questa situazione, è chiaro che dobbiamo porre rimedio. La trasparenza, queste invece le considerazioni finali che reputo importanti, la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni sono uno strumento essenziale per il contrasto al riciclaggio, all'evasione fiscale e all'economia sommersa. La previsione di limiti alla circolazione del contante e di regole che ne garantiscono l'efficacia comporta nell'immediato un cambiamento nelle abitudini commerciali degli italiani, però rappresenta un inalienabile presidio di legalità. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è esattamente questo. Attraverso il denaro contante passa moltissima dell'economia illegale. L'invito che noi facciamo, lo facciamo in questa sede, lo facciamo in tutte le occasioni in cui abbiamo la possibilità di farlo, lo facciamo nelle università italiane, cerchiamo di coinvolgere le future generazioni in questo, se fosse il caso, noi pensiamo di sì, di rivedere alcune scelte attraverso il quale, per esempio, la soglia dell'utilizzo dei pagamenti in contanti è stata elevata da 999,99 centesimi a 2.999,99. Noi riteniamo che la strada debba essere esattamente opposta. Meno denaro contanti circola in Italia, più è facile combattere l'evasione, lavoro nero, eccetera, eccetera. È un tema molto importante, noi speriamo di riaffrontarlo anche in altre sedi, con magari la possibilità di estendere ancora meglio queste tesi. Grazie per l'attenzione, scusate la velocità, ma il tempo è sempre tiranno. Tommaso.